Uno degli elementi fondamentali per raggiungere l'indipendenza finanziaria è sicuramente il massimo focus. È chiaro che nel momento in cui ho un'idea, un progetto, una startup, sto lavorando su qualcosa che deve diventare la mia azienda o comunque la mia nuova rendita passiva, ebbene devo avere il massimo focus, devo occuparmi al 100% di quel progetto se mi voglio sbrigare, se voglio fare le cose velocemente per poi passarne a un altro. Ebbene, se in tutto questo focus improvvisamente entra un elemento disturbatore, tutto il nostro progettino può cadere e quello che poteva portarci alla ricchezza in realtà potrebbe portarci all'opposto, alla povertà. Questo elemento sono le relazioni. Perché se mentre stai creando la tua startup o il tuo nuovo progetto, il tuo nuovo sito, il tuo nuovo business, inizi una nuova relazione con un uomo, con una donna o con una persona di qualunque altro genere ti piaccia, e questa persona non ha la tua stessa missione, non ha la tua stessa visione, non ha le tue stesse credenze e soprattutto non sarà un partner all'interno del tuo progetto, beh, se non è una risorsa diventerà un pericolo. E quindi quel partner che magari può soddisfarti dei bisogni egoici o delle soddisfazioni, come dire, emotive, riempirti dei buchi emotivi, in alcuni casi proprio nel vero senso del termine, può allo stesso tempo crearti dei buchi finanziari. Ecco perché è fondamentale scegliere delle relazioni non semplicemente appunto per soddisfare dei buchi emotivi, ma per creare qualcosa di più grande sulla tua stessa via, sulla tua stessa strada. Ho sempre detto che le relazioni quelle vere sono quelle che nel momento in cui due persone si uniscono, uno più uno fa 5, non fa più 2. Quindi se io devo intraprendere una relazione con una persona mentre sto perseguendo un mio progetto, questa persona deve apportare, oltre che alla mia vita, un valore al progetto stesso. Perché se non me ne apporta, me lo starà togliendo. Mi starà togliendo tempo, mi starà togliendo energie. E molto spesso, purtroppo, è capitato che l'avvento di una nuova persona, di una nuova relazione, poi mini addirittura il progetto, perché purtroppo con le manie di attenzioni di tante persone si potrà arrivare a dire: ma tu dedichi più tempo alla tua azienda, al tuo sito, ai computer, al trading o a chissà che cosa che a me. E allora, se volete evitare che si arrivi a questa maledettissima e pericolosissima frase, trovatevi persone con cui lavorare assieme sullo stesso progetto e con cui perseguire la stessa via.